Cari amici, finalmente abbiamo trovato la quadra e abbiamo una soluzione per risolvere i problemi di integrazione. Invece di insegnare l'italiano agli studenti arabi, faremo il contrario, insegneremo agli italiani la lingua araba. È quello che è successo in una scuola elementare di Cernusco sul Naviglio, che è un comune in provincia di Milano, dove una classe seconda ha assistito a una lezione di arabo tenuta da un insegnante in lingua madre pagato dal comune, assai poco, comune che è amministrato dal Partito Democratico. Ovviamente i genitori sono rimasti un po' perplessi, non poteva che seguirne una polemica politica con la Lega da una parte indignata e il Partito Democratico dall'altra, invece a sostegno dell'iniziativa. Ma vogliamo far osservare una cosa. Allora, questo modo di procedere è altamente discriminatorio, perché allora che cosa dire degli studenti cinesi? Non dobbiamo limitarci a insegnare l'arabo agli italiani, dobbiamo insegnare anche il cinese ai bambini italiani. E in alcune zone, ad esempio nella mia città, Cremona, ci sono tantissimi indiani. E che cosa facciamo? Non insegniamo la loro lingua ai nostri figli? Sarebbe discriminatorio. E in quelle località dove invece c'è una forte immigrazione slava, vuoi non insegnare il rumeno ai bambini italiani? Altrimenti si introduce un elemento di discriminazione. Quindi preparate i vostri figli quando raggiungeranno i 18 anni, parleranno probabilmente quasi tutte le lingue del mondo, è un grande vantaggio.